terza giornata del campionato di seconda categoria Girone B. A Pian di Massiano si affrontano il Ferro di Cavallo Madonna Alta contro il Sette Valli Pila. I locali guidati da Mister Giovi schierano in divisa blu, mentre gli ospiti di Mister Martini scendono in campo in divisa bianco-verde. Arbitra l'incontro il signor Tedesco di Perugia. Per il primo quarto d'ora di gioco non succede assolutamente nulla. La cronaca si apre al minuto 17. Punizione da sinistra per il Pila, va Concia, la palla rimbalza davanti a Caparucci che riesce a deviare in angolo. Dal corner che ne scaturisce, stacco di testa di Fagioli che insacca in rete per l'1-0 degli ospiti. Sette Valli Pila ancora pericoloso al 32esimo minuto. Punizione da destra di Aquili che aggira bene la barriera ma la palla termina di pochissimo a lato. Il Ferro di Cavallo Madonna Alta si vede al 35esimo minuto e ci prova da lontanissimo Grasselli con questa conclusione che però termina di poco fuori. Ultima occasione di tempo è per il Sette Valli Pila con questa punizione da destra al 46esimo minuto che trova in area il neoentrato Magassa che però spara alto e con questa azione termina la prima frazione di gioco. La ripresa si apre con il raddoppio del Sette Valli Pila al 9° minuto. Megassa viene pescato in aria e di testa infila la sfera alle spalle di Sachè, entrato al posto di Caparucci. Al 30° minuto il Sette Valli Pila rimane in 10 uomini, viene infatti espulso per doppia ammonizione il numero 3, Savini. Ma la storia del match non cambia. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti in questa seconda frazione hanno un predominio totale sulla gara. Al 47esimo minuto il Sette Valli Pila trova la terza rete. Concia viene servito in aria e viene steso. Calcio di rigore netto. Sul dischetto va lo stesso numero 7 che calcia centrale e realizza. La partita è chiusa, ma prima della fine c'è tempo per il gol della bandiera dei padroni di casa all'ultimo minuto. Punizione dal limite di Barbarossa. Esecuzione perfetta con la palla che si infila tra la traversa e il portiere finendo in rete. Termina così questo match con 3 punti importanti conquistati dal Sette Valli Pila che si porta nelle zone alte della classifica. Per il Madonna Alta Ferro di Cavallo inizio di stagione difficile con un solo punto conquistato in 3 partite. Punteggio finale Ferro di Cavallo Madonna Alta 1, Sette Valli Pila 3. Primo tempo più equilibrato sicuramente, secondo tempo siamo un po' calati, anche il campo non ha aiutato, loro hanno avuto due o tre occasioni e le hanno sfruttate bene, quindi mi hanno meritato loro per quello che ha detto il campo, diciamo. Insomma, noi ci siamo un po' disuniti nel corso della partita, dovremo migliorare su questo, vedremo come andrà, insomma. Sapevamo che il Madonna Alta, comunque sia, essendo una squadra molto fisica, si trova a proprio agio sul suo campo, avendo più forza strutturata per poter affondare, e noi un pochino più leggeri soffrivamo sulle ripartenze. Non abbiamo fatto una grandissima partita, ma a merito degli avversari sicuramente. Il secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa e abbiamo fatto qualcosina in più, è uscita la qualità dei nostri giocatori e siamo riusciti a portare in porto, penso, meritatamente la partita.